Salve gente, io sono Luca e in questo meraviglioso episodio volevo parlare del modo di dire avere le mani bucate. Questo modo di dire è molto simpatico che fondamentalmente significa avere la tendenza a sperperare i propri soldi, avere la tendenza a sprecare i propri soldi, non riuscire a conservare per troppo tempo i propri soldi. Una persona con le mani bucate spende tutto subito. Non so se conoscete la parola spendaccione, ecco, avere le mani bucate significa essere uno spendaccione. Spendaccione è il maschile, poi c'è anche il femminile spendacciona. Quindi posso dire Luigi è uno spendaccione, Cristina è una spendacciona. Chi è uno spendaccione? Uno spendaccione è una persona che spende tutto subito. Per esempio, uno spendaccione è una persona che non appena guadagna dei soldi li spende subito. Per esempio, prende lo stipendio, dopo 3 giorni non gli è rimasto più niente. Ma ritornando al modo di dire avere le mani bucate, io posso dire Luigi ha le mani bucate, oppure certo che Luigi ha proprio le mani bucate. Che significa? Significa che spende tutto subito, è uno spendaccione, sperpera i suoi soldi rapidamente. Il modo di dire è molto trasparente e si basa su un'immagine molto chiara e concreta. Fondamentalmente si dice ha le mani bucate perché è come se questa persona avesse dei buchi nelle mani, per esempio un grosso buco qua, un grosso buco qua, e fondamentalmente quando prende i soldi le cadono di mano, ma non perché li faccia cadere, ma perché cadono attraverso questo buco. Quindi per una persona di questo tipo, con dei buchi nelle mani, è praticamente impossibile tenere i soldi in mano a lungo, perché i soldi cadono subito. C'è anche un altro modo di dire simpatico per indicare questo concetto, che è spende e spande. Cosa significa? Che spende tutto subito e in più posti, come se distribuisse i suoi soldi praticamente ovunque. Spende e spande. Luigi spende e spande, non mette niente da parte, cioè che significa spende di qua, spende di là, insomma, fa il giro dei negozi e spende soldi da tutte le parti. Ecco, spero che sia tutto chiaro e vi saluto.